Roberto, finale scudetto pazzesca, 5 partite, si arriva al tie break di gara 5, praticamente gli ultimi palloni a decidere tutto, e a decidere tutto poi sono state cose non proprio tecniche o tattiche, ma veramente cuore, voglia, fame, grinta. Si doveva vincere col cuore, si doveva vincere con tutti i giocatori, si doveva vincere con una partita così, penso che si può fare un film, no? Da una storia così. E partita bellissima, è successo di tutto, siamo stati avanti, quando lo eravamo magari abbiamo sciupato dei vantaggi come il quinto set che eravamo 6-1 e hanno cambiato loro davanti. Tutti, soprattutto a chi normalmente gioca poco come Jack, Mulaj, Staller, sono stati loro secondo me i veri vincitori di questa sera. Tu personalmente a chi vuoi dedicarla questa vittoria? Io la dedico a mia mamma e a mia moglie, che insomma è stato un anno difficile, hanno avuto dei problemi, ne sono venuti fuori e quindi la dedico a loro. L'anno prossimo si giocherà con lo scudetto e con la coccarda della Coppa Italia sul petto. Non è soltanto il segno di una stagione strepitosa, ma è segno di un ciclo strepitoso che questa squadra ha fatto nelle ultime stagioni. Sì, riportiamo il campo tricolore a Trento, perdere sarebbe stato veramente drammatico, dopo quello che è successo l'altro anno. E invece questo ci ripaga della delusione dell'anno scorso. Regresso, tocca a te andare sotto la doccia. Meglio che mi tolga.